RKO, Dance on Air, sono Mimmo Iannone che conduce questa trasmissione, siamo ormai alla quarta puntata. Questa sera è una puntata molto particolare perché ho il piacere di intervistare, di farmi raccontare un po' qual è la sua esperienza di un danzatore eclettico, danzatore, musicista, cantante, che io conosco da tanto tempo e che adesso ritrovo in molteplici vesti. Quindi mi piaceva salutare stasera Roberto Capone. Ciao Roberto. Ciao Mimmo, buonasera a tutti. E soprattutto saluto Carlo Chicco che come sempre ci accompagna in regia con la sua supervisione. Roberto, io sono un po' emozionato, posso dire, perché ho notato, ti conosco da tanti anni, però ho visto in te un'evoluzione di cui ne abbiamo parlato oggi, un'evoluzione molto particolare di cui mi piacerebbe approfondire, perché sono temi che vengono sempre osservati da lontano, atteggiamenti che vengono visti, che poi in realtà non nessuno sa realmente cosa spinge una persona a diventare, oltre che essere un artista completo e professionale come te, anche una drag, no? Sì. Ci vuoi raccontare qual è stata l'evoluzione che tu hai vissuto per arrivare a questa... Beh, sì, vabbè. Diciamo tutto è nato da un periodo un po' cupo, se vogliamo dire così, della mia vita, in cui, non nego a dirlo, ho passato un periodo di depressione, anche perché non c'è niente di male assolutamente nel dirlo, è una cosa normalissima, è una cosa che tante persone affrontano ogni giorno nella vita, e quindi insomma, e vabbè, a parte questo, comunque la drag è stata un modo per me appunto per diciamo così rinascere da quel periodo, ecco, una cosa che mi ha aiutato molto ad affrontare quel periodo e ad uscirne fuori. Roberto, io ho un'immagine del mondo drag con quel film meraviglioso che ci ha scioccato tutti, che era quello con quello americano, adesso non mi sovviene il titolo, però era fantastico, con questi che viaggiavano con questo in tutta l'America con questo carrozzone argentato, mi verrà, okay. E ho visto attori e cantanti che non erano neanche Priscilla, che Carlo mi ha suggerito di montare Priscilla, sì, che poi alcuni non erano neanche né omosessuali né gay, cioè erano attori che hanno interpretato il ruolo in modo straordinario, quindi certo. Voglio essere distaccato e poi voglio anche raccontare che proprio questa trasmissione dimostra la nostra totale apertura a tutti i generi, a tutte le arti, a tutto il modo di esprimersi. Cioè, per me è fondamentale che ognuno abbia l'orgoglio di essere
di potersi esprimere. Assolutamente sì, d'accordo. Sono d'accordo pienamente con quello che tu dici. Guarda, tu prima hai citato la depressione. La depressione penso che faccia parte di chi ha una grande sensibilità, esatto, e cerca in tutti i modi di esprimersi. A volte la società, i tempi che viviamo, esatto, dei piccoli problemi ti purtroppo bloccano e non ti fanno, non ti aiutano. Assolutamente no, ti bloccano anzi. Sì, come... Poi tu sei un bellissimo danzatore, hai delle esperienze anche all'Opera di Roma, sei stato ultimamente un danzatore di Elisa Barucchieri, che è una mia sì, collega. Saluto stimatissima. Elisa, sì, mando un bacio. Ma di cui hai scritto anche le musiche, le assolutamente sì, Elisa mi ha dato la possibilità di, per questo non la, cioè la ringrazierò sempre assolutamente, e mi ha dato la possibilità di comporre le musiche per il corteo storico di San Nicola 2019. Ed è stata veramente un mix di emozioni, ho anche danzato tra l'altro, ho avuto la possibilità di appunto di danzare in aria di fronte al Teatro Margherita, il nostro bellissimo teatro, e niente, quindi è stato assolutamente una bellissima esperienza. Come riesci a coordinare tutte queste tue è difficile Mimmo, sì, sempre, alle volte ti trovi anche in difficoltà perché non sai. Eh no, perché sono tante, esatto, strade, non sempre sono collegate, no, perché non ci lavori in una compagnia, esatto, dove ti viene chiesto più cose. Esatto, però... no, purtroppo sono freelance, e quindi comunque essendo un danzatore freelance mi trovo a dover gestire diverse situazioni, ovviamente non ho un'unica situazione, ecco. Quindi sì, è difficile, diciamo così, io coordinare il tutto. Vi ricordo che siete sempre sintonizzati su RKO, Dance on Air, condotta da me, da Mimmo Iannone, con la collaborazione di Carlo Chicco, che è sempre il nostro Deus ex machina, che ormai da quello che sto ascoltando sta ospitando la crema della crema della crema di tutti gli artisti di tutti i generi, non solo musicali, ma di tutto il panorama pugliese e nazionale, il che questo è una grande opportunità per noi, perché quello che io penso che sia importante e che l'arte ha bisogno sempre più di visibilità. Quando tu hai la possibilità di far vedere, conoscere, apprezzare e portare gente a teatro o a fare ascoltare generi diversi, musiche diverse, spettacoli sempre in modo così diretto che ti coinvolgono, io penso che questo faccia bene, certo, faccia tanto bene. Ritorniamo a noi, magari Carlo ci dà un'altra base musicale. Vai, Carlo. Di sottofondo, così possiamo dialogare non sul piatto. Ecco, e volevo chiederti, quando tu hai incominciato a sentire questa volontà di esprimerti in questo modo, cioè cosa ti ha portato? È un ambiente, è un certo tipo di conoscenze? Beh, sicuramente il trasferirmi a Roma nel periodo in cui ho studiato al Teatro dell'Opera mi ha assolutamente aiutato, perché vivere da soli, comunque avevo 19 anni, quindi ero abbastanza ingenuo, un ragazzo un po' così, anche insicuro, non ero nemmeno dichiarato all'epoca, certo, assolutamente. Piano piano, diciamo, vivere da solo con altre persone del tuo stesso comunque ambiente, in teatro, e avevo la possibilità di andare magari a ballare in discoteca, così di lì ho iniziato a vedere comunque queste drag queen. Hai trovato anche, sì, la tua dimensione personale, questo ti ha aiutato molto, perché io ti ho conosciuto forse prima che tu andassi a, sì, Roma, sì, sì, e ti vedevo che eri combattuto, sì, cioè era, sì, sì, c'era proprio una lotta interiore molto forte. Tu di 10 anni, Mimmo. Sì, certo. E sì, questo penso che sia importante, quello anche di avere delle persone che ti supportino, esatto, che ti diano la capacità di sentirti protetto, no? Esatto. Questo penso sia fondamentale. Assolutamente sì. E quindi l'ambiente comunque ti ha portato a trovare questa tua, ti sei identificato, sì, molto. Sì, ho visto molto questa cosa, cioè ho visto sì queste non so come definire, super donne alte, tutte piene di paillette, lustrini, ballare, appunto cantare, fare queste cose di playback, insomma sono rimasto abbastanza affascinato, ecco, da lì. Poi niente, sì, quindi diciamo così, diciamo, lì è stato il momento in cui ho scoperto quest'arte delle drag queen.
che poi piano piano, col tempo, ma molto lentamente, ho iniziato a coltivare. Diciamo che adesso, ora, sto iniziando un po' di più a spingere. So che hai vinto un premio ultimamente. Sì, un concorso che si chiama, un nuovo contest pugliese, tutto interamente pugliese, che si chiama The University of the Queen. E insomma è molto, dove appunto drag, diciamo, emergenti si sfidano appunto l'una contro l'altra e con queste performance. Vabbè, appunto mi hai raccontato ovviamente che ti sei hai allestito tutto, la scena, le coreografie, beh, a te viene facile, sì, ma anche i costumi, il trucco. Cerco di farmeli io, il trucco anche quello, fra l'altro poco fa sono andato a fare una lezione di trucco da uno dei professori del contest, quindi insomma ci ha fatto vedere un po' di come una drag queen, diciamo, si trucca, ecco così. Ci vogliono quintali di trucco. Esatto, sì, quintali di trucco, sì, 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 quindi, esattamente. Senti, raccontami un attimo, per te il fatto di qual è il genere musicale che tu provi? Perché io notando, vedendo, ascoltando, io poi sono un curioso nato, cioè devo anche poi approfondire e capire, perché mi rende più, mi fa sentire bene quando capisco, certo. quando comprendo le cose, quando invece resto distaccato non mi fa stare bene. Ci sono dei generi musicali, io sempre vedo che vabbè, si fa sempre riferimento alle cantanti come Mina, le super donne, quelle che io chiamo così, Mina, Mia Martini, Rita, no aspetta com'è, Patti Prao, sì, che sono proprio delle icone, Loredana, no? Bertè. Loredana Bertè. Ma che genere musicale? È sempre un genere molto italiano, americano? Ma, qual è il tuo stile? Dai. Beh, boh, sicuramente più sul pop. Beh, sì, americano? Vabbè, sì, il pop americano, il pop internazionale. Anche tu canti in playback? Diciamo che qui la drag queen è vista come quella figura che deve saper fare il playback, più che altro, più che saper cantare. Quella è una cosa in più che io so fare, che quindi mi piace mettere in mostra questa cosa, e quindi cerco di fare tutto insieme, appunto unendo il live con la coreografia, perché mi piace, perché tutto mi ispira alla pop star americana, per esempio, che faccio una citazione, Lady Gaga o Beyoncé o tutte quelle pop star che sanno cantare e ballare contemporaneamente. Sì, sono complete. Esatto, sono complete. Mi piace quello stile lì. Però non nego anche che, cioè, mi piace variare dal jazz al qualunque tipo di, cioè, mi piace esplorare. Roberto, che tipo di pubblico vi capita di avere? Io vedo che nei film americani, quando, per questo sono molto curioso, nei film americani vedo che c'è un pubblico eterogeneo, cioè puoi trovare veramente di tutto a vedere, cioè non c'è un pubblico selezionato. In America, o settoriale. Siamo avanti, qui in Italia non è così, almeno per ora ancora non è così. E il pubblico pugliese com'è? No, il pubblico pugliese devo dire che sono abbastanza calorosi, il pubblico pugliese, sì, no, assolutamente. Sì. Sì, sì. Ascoltiamo un po' di musica. Certo. Siamo su RKO, Dance on Air. Thank you.
RKO, Dance on Air, sono qui stasera con Roberto Capone. Ciao, ciao a tutti. E volevo fare un'ulteriore domanda, un approfondimento. Nella tua ultima performance, come hai costruito questo tuo spettacolo? Quanto è durato? Allora, lo spettacolo... Che tempo di preparazione? Beh, sì, allora diciamo che questo era un mini spettacolo che avevo già fatto più di una volta a Londra, perché appunto io sono anche stato a Londra ultimamente, in realtà fino a più di un annetto fa, forse anche Ma di quanto più. Tempo sei rimasto a Londra? A Londra, beh, diciamo che ho un po' alternato dal 2015 sino al 2019, ho fatto un po' avanti e dietro finché forse l'ultimo periodo sono stato più di un anno, ecco così. E in quel periodo lì ho approfondito nuovamente appunto questa cosa della drag che avevo un attimo accantonato, perché come sai comunque non è semplice, non sempre lo puoi fare come una cosa, diciamo... Un lavoro continuativo, non è chiaro. Esatto, purtroppo non è semplice, quindi certe volte. Cioè, non ci sono dei locali come in America dedicati agli spettacoli. Ad esempio, faccio un'altra citazione di un film, La Cage aux Folles, quella con Ugo Tognazzi e l'altro attore americano, Le Serrau, che costruivano proprio gli spettacoli sul travestì, ed era un capolavoro assoluto di film. Certo. Cioè, hanno fatto anche un musical. E, forse è lo stesso, e Kinky Boots. Forse Kinky sì, un altro, forse. Kinky Boots forse un altro, questo è però la Cage aux Folles. È anche fantastico comunque, non l'ho visto. Perché sì, parla di queste drag che insomma anche quello è molto bello. Però capito, quando hai un luogo, un locale dove tu puoi esibirti giornalmente perché hai un pubblico, deve essere in una città internazionale. Esatto. Dove c'è un passaggio continuo. Esatto. Di gente. Beh, cioè... sì, a Londra lo vedi questo assolutamente. Appunto perché lo vedi è difficilissimo anche lì, perché c'è tanta altra competizione rispetto a qui, ovviamente. C'è molta competizione, essendo comunque Londra una città avanti. Sì, sì. Quindi sì, le drag queen son tante lì. E quindi mi è stato difficile. Diciamo, la mia cosa era quella di cercare di magari trovare questi locali, che è una cosa molto diffusa tra i musicisti, cioè cercare questi locali che ti diciamo possano ospitare. E diciamo una percentuale dell'ingresso. Delle persone viene... Esatto, una metà va a te, una metà va al locale. Diciamo, questo era il mio modo di performare. Ho fatto più serate a Londra e appunto il pezzo che poi ho portato al concorso adesso era tratto da è tratto appunto da quello che ho fatto lì a Londra, ecco. Senti, questo momento della tua vita ti vedo più rilassato, cioè ti riconosco in te questa tua, questo tuo distacco che secondo me è fondamentale nella vita di un artista, nella persona che comunque deve comunque confrontarsi con una società che a volte è bigotta, a volte ha pregiudizi. Certo. Quindi raccontami, io ho bisogno di sapere, mi devi raccontare il tuo passaggio. Io non voglio entrare nel tuo intimo, però cioè come hai vissuto questi momenti, cioè non soltanto come passaggio da danzatore che fa Giselle a quello che poi la sera cantamina in travestì, cioè cosa realmente ti ha suscitato in te questa ricerca di questo tuo modo di esprimerti? Mi sentivo, diciamo... Cioè io qui non tocco il lato sessuale, il rapporto con un altro uomo, con un'altra donna, perché non mi interessa questo. Certo. Questa è la vita privata, è un'altra cosa. Io parlo da artista, perché io vedo questa cosa come una cosa artistica. Assolutamente. Io, sì. Ad esempio... Personalmente non amo i musical, però non giudico quelli che fanno i musical perché sono degli artisti straordinari. È un fatto di gusto personale, quindi certo. non è una critica. Però come ti ho detto in principio, io voglio capire, voglio sapere, voglio conoscere e spero che sia interessante anche per chi ci ascolta. Certo. Beh, non so come descriverlo, è un po' difficile. Ho avuto sempre una, diciamo, bassa autostima di me stesso. Sin dal principio, non ho mai creduto in me stesso, ma in niente, credimi Mimmo, veramente in niente. E tutto ciò mi ha portato anche poi a stare male, certo. Assolutamente. A vivere male anche la danza, a vivere male il distacco da casa, a vivere male
qualunque tipo di trasferimento, insomma, è una serie di, sì, diciamo così, non ho mai creduto in me stesso, ecco, a prescindere, anche artisticamente parlando. Però prima o poi sì, devi, certo, devi tirare fuori le cosiddette, esatto, e vincere le paure, esatto, no? E piano piano, una volta che inizi a farlo, è lì lo devi, cioè devi è una cosa che devi coltivare, perché sennò... Io questo penso che sia per tutti, cioè, esatto, esatto, tutti abbiamo bisogno di certezze. Esatto. Anche se tutti ci mettiamo, almeno io mi metto sempre in discussione, forse cedo come te in questo, però penso che sia il modo migliore, restare sempre con i piedi per terra, sperimentare, esatto, cercare. Sperimentare, io, ma con le giuste. Con le giuste, sì, dovute attenzioni. Esatto. Sì, adesso sì, ascoltiamo un altro brano, non vi dico il titolo, vi lascio indovinare, tanto ognuno di noi può con Shazam scoprire di tutto. E vi ricordo che siete sempre sintonizzati su RKO, Dance on Air. Io sono Mimmo Iannone che sta conducendo questo programma. Abbiamo una pagina WhatsApp dove potete scriverci, proporvi, venirci a trovare, venire in trasmissione. E il numero è 351-67-76-164. Thank you.
RKO, Dance on Air, io sono Mimmo Iannone, stasera siamo in diretta con Roberto Capone. Adesso mi piacerebbe poter parlare della tua esperienza come musicista, perché comunque scrivere le musiche per il Corteo Storico 2019, per Elisa Barucchieri, per il Comune di Bari, Elisa ha portato il livello del Corteo Storico a livelli altissimi, quindi sì. Rendendo spettacolare questi 3 anni, gli ho fatto i complimenti più di una volta, perché ha fatto un lavoro incredibile. Poi può piacere o non piacere, però la qualità che ha portato in scena, e quindi sapere che le musiche sono le tue mi fa molto piacere. Ma tu sei autodidatta. Sì, in realtà non ho... Adesso magari Carlo ci fa sentire in sottofondo qualcosa dei tuoi file che hai portato. Non ho mai studiato, purtroppo, perché non ho mai avuto il modo e anche, diciamo, onestamente i soldi per farlo. Però piano piano, anche lì, appunto, è tutto nato da quando stavo in teatro, al Teatro dell'Opera. Perché appunto sai che nelle sale di danza c'è sempre il pianoforte, e quindi... Nelle famose pause, esatto, tra una lezione e l'altra, una prova. Nelle famose pause tra una lezione e l'altra i miei amici facevano gli addominali e io facevo il mio mini concertino al pianoforte della sala di danza del Teatro dell'Opera. E piano piano in quei due anni lì, guardando anche video tutorial su YouTube, ho iniziato a imparare un po' di accordi, pur non sapendo quali accordi sono in realtà, perché non li so. Onestamente, con tutto il rispetto appunto per i musicisti, però io questa è una mia, sì, sì. Senti. Io non so come, tutti mi dicono l'orecchio assoluto, evidentemente ce l'ho, perché insomma questo è quello che riesco poi a far uscire fuori dal cuore, dall'anima e dalle mani, penso, non lo so. Però hai studiato, cioè, no, non sei andato a scuola, però il fatto che ti sei applicato, sì, studiando, sì, le, sì, tutorial, sì, e ore e ore di studio, sì, sì, sì. Vuol, sì, dire, sì, questi, sì, portano dei risultati. Esatto. Poi se il talento c'è esatto, viene fuori. Io, esatto, nel mio piccolo, per tanti anni ho dipinto tantissimo, ho fatto proprio anche delle mostre, quindi ho fatto fotografia per tanti anni, quindi fa parte del bagaglio artistico di un, esatto, di un danzatore, di un artista in genere, quello di essere anche multitasking dico. Sì, versatile. Sì. Roberto, allora, adesso magari tra un po' ascolteremo uno dei brani che Elisa Barucchieri ha utilizzato per il Corteo Storico, perché così capiamo anche che tipo di musica, perché coreografare su musica originale è un po' il sogno di tutti i coreografi, però è anche importante che chi scrive la musica capisca quali sono le dinamiche, le varie difficoltà che un coreografo incontra quando la musica non riesce a far esprimere il proprio... Certo, infatti c'è stato un duro lavoro dietro, ovviamente, con Elisa, e le giornate passate in casa. Beh, lei è molto esigente, quindi... Assolutamente sì, e quindi insomma c'è stato un bel lavoro, però ne è valsa la pena veramente, Mimmo, perché... Quanti minuti di musica hai scritto? Beh, su per giù 40. 40 minuti di musica, sì. Che è tanto, Sono tanti, sì. Ovviamente ispirato da diversi brani, comunque da diverse tipologie anche di stili musicali, perché comunque sì, ho spaziato un po', ecco, così. Quindi... Che tipo di materiali, che sonore hai utilizzato, allora, che strumenti, o hai fatto tutto in studio da solo? Io ho una tastiera
diciamo, che mi è stata regalata da mio padre un paio di anni fa, e anche lì con la pratica ovviamente ho iniziato a imparare ad utilizzarla, diciamo, perfettamente, ecco. E piano piano, con i primi soldi guadagnati, mi sono comprato questi mixer così, diciamo, non di altissima qualità, anche se però, come senti, diciamo, sì, la qualità è abbastanza ottima, sì, sì, si sente bene, discreta, non qualità. È ovviamente, però si sente. E quindi ovviamente lì pomeriggi passati ovviamente a comporre, ovviamente piano mixare, piano mixare, sovrapporre musica. Esatto, ho imparato anche a utilizzare un software appunto al PC, che mi aiuta anche, quindi diciamo unisco entrambe le cose, ecco. E quindi... Ma quindi tutta la musica è suonata da te? Cioè non hai usato nessun altro, però è un po' errato, cioè non ho collaborato con nessun musicista. No, opera mia, anche perché dalla tastiera, comunque la tastiera che ho può emettere diversi suoni, anche più di 500 suoni diversi. Beh, certo, quindi certo. Basta appunto registrare singolarmente tutte le tracce e poi sovrapporre. Riesce fuori il, sì. Certo. Sì, sì. Vogliamo magari sentire Carlo. Certo. Ringrazio sempre Carlo Chicco che è in regia con noi a Dance on Air.
RKO Dance on Air. Io sono Mimmo Iannone, con me ospite questa sera Roberto Capone. Roberto, stiamo ascoltando un brano che tu hai composto per il corteo storico San Nicola di Bari, con la coreografia e regia di Elisa Barucchieri. Volevo chiederti, si sente una costruzione musicale completamente diversa da quella che può essere per un balletto in un teatro? Io avverto questa differenza, cioè sei riuscito a pensare in grande, perché è logico che uno spettacolo all'aperto, con le sospensioni, con le macchine volanti, quindi esatto. C'è questa differenza, perché penso sia fondamentale. Io... Sì, ovviamente questo genere musicale sì, è stato pensato appunto appositamente per lo spettacolo di San Nicola, che comunque è stato uno spettacolo abbastanza, diciamo, doveva essere uno spettacolo... Prima hai usato il termine epico. Epico, sì, perché sì, epico, sì, ovviamente sì, perché come hai detto tu, vederti poi queste ballerine volanti in aria, o comunque ci sono questi, si chiamano Swaypole, sono questi pali che si muovono, non so come spiegarlo, però insomma... Io non riesco mai a vedere San Nicola, sono sincero, non sopporto il contatto con la folla, nel senso che ogni volta c'è uno spettacolo, c'è una prova, quindi non riesco mai a vederlo, e poi stare immerso in tutta quella folla mi crea sì. Cioè, io sono un po' più un orso solitario, quindi vado più sul lungomare, una certo. passeggiata, però ho visto le immagini e quindi sì. ho visto comunque il lavoro straordinario che ha fatto Elisa. È stato uno spettacolo con la S maiuscola. Sì, infatti io non vorrei essere nei panni chi lo farà quest'anno per questa nuova edizione, perché non sarà assolutamente facile, perché mantenere quegli standard, quei livelli non sarà facile. Certo. Senti, un'altra domanda. Adesso tu che progetti hai? Oltre le cose da danzatore, non voglio entrare in merito a questo, però che progetti hai futuri sotto il profilo musicale, ma anche come performer e come danzatore? Beh, sicuramente il progetto, lo chiamo così, progetto Drag Queen, continuerà assolutamente, anzi andrà sempre di più a, non so come dire, a incrementare. Beh, sì, dovrai sicuramente girare, perché non credo che Bari dopo un po', penso sia... Piano piano anche Bari comunque si sta aprendo, e ci sono anche qui, diciamo, le abbastanza situazioni. Tu come vedi questa città? Tu che hai un occhio, una prospettiva diversa, come senti questa città? Guarda, come vibra? Bari... Cioè, soprattutto tu che hai vissuto le grandi metropoli, esatto. cioè Londra, vivendo in un ambiente completamente diverso, anche se poi sono ormai tutti legati, però Bari come la vivi? Guarda, Bari, sono sincero, piano piano si sta aprendo e si sta evolvendo assolutamente questa città. E proprio a giugno scorso c'è stato il Bari Pride e io ci sono andato, anche appunto grazie all'aiuto di Elisa e di, insomma, i ragazzi della compagnia di Res Extensa che mi hanno aiutato, perché volevo vestirmi e andare in giro per strada, però ho detto: ragazzi, io da solo non lo posso fare, perché non ce l'ho fatto. Ho fatto: se voi mi aiutate, se voi mi siete di supporto, io lo faccio. E così è stato, l'ho fatto. È una bellissima cosa, no? E tutti insieme, ognuno con la sua parrucca, e siamo andati tutti insieme così in giro per le strade di Bari, e c'era, credimi Mimmo, non so quanta gente, veramente, sono rimasto completamente... Ho detto: non è possibile, non sembrava di essere a Bari, perché ho detto: così tanta gente, tanto amore per strada, davvero, le signore affacciate dal balcone con la bandiera pace. Bellissimo, è stato sì. bello, veramente bello. Ti fa credere, sono ricreduto molto. Ti fa credere che qualcosa possa cambiare in meglio, e noi dobbiamo sperarlo per forza. Noi che facciamo della nostra vita il teatro, l'arte, questo dovrebbe essere il nostro punto d'arrivo, cioè riuscire a trasformare, a migliorare, a rendere la vita più bella. Io ti ringrazio. Grazie a te, Mimmo. Perché adesso faccio un piccolo preambolo su quello che sarà la mia rassegna di danza, e quindi adesso, dopo il tuo brano musicale, do un piccolo... Ma tu resta con me, perché poi ti interrogo, ti faccio delle altre domande. Certo.
RKO, Dance on Air. Siamo questa sera alla quarta puntata di Dance on Air. Ormai sta andando sempre più, spero di ospitare più colleghi possibili, quindi vi invito sempre a contattarci sul 351-6776-164, che è il WhatsApp su cui potete proporvi. Io sono a totale disposizione, come Carlo, ad ospitarvi in trasmissione, a raccontare dei vostri progetti. E a proposito di progetti, adesso faccio un po' di pubblicità a quello che sarà la rassegna di danza che partirà i primi di marzo. Si chiama Esplorare e per la prima volta si svolgerà qui all'interno del Teatro Opera Kismet, di cui sono ospite e di cui dirigo la direzione artistica. È un programma molto interessante. Quest'anno ospito anche due compagnie di livello nazionale, dico anche quest'anno, che è quella di due pugliesi che poi stranamente lavorano fuori. Una è un mito della danza contemporanea, perché Pompea Santoro, che è un étoile della compagnia di Mazzec, ha danzato tutto il repertorio ed è una delle ripetitrici del repertorio Mazzec, e viene con questa sua scuola, centro di alta formazione, con una coreografia tra l'altro di Mazzec. Poi in conferenza stampa spiegherò con precisione tutto il repertorio, e lei è della zona, è nata nel Brindisino, poi si è trasferita subito all'estero, alla Kulberg, dove si è diplomata e dove è diventata un perno fondamentale della compagnia del Kulberg Ballet. È una delle interpreti principali di Mazzec. E l'altro è Michele Oliva, che è un danzatore che nasce in Puglia, di Massafra, è stato in televisione tantissimo e ha elaborato adesso tutto un suo percorso personale con la sua compagna, e ha una compagnia che verrà sempre nel periodo di 21 maggio, sarà qui ospite nostro della rassegna Esplorare, sarà un altro pugliese che ritorna, e quindi per me è motivo di vanto riuscire ad ospitarli. Che altro? Poi Esplorare ha una particolarità: tutti i piccoli gruppi, le piccole compagnie che si sono costituite, la crema delle scuole di danza che hanno un gruppo di grandi, hanno la possibilità e l'opportunità di andare in scena, perché io penso sia fondamentale quello di andare in scena, salire su un palco, non solo per il saggio di danza o per i concorsi di danza che adesso sono, praticamente ne abbiamo 5 a testa per ogni danzatore, secondo me sono diventati troppi, e come anche gli stage di danza sono ovunque, ogni settimana ce n'è uno, tutti con grandi insegnanti, con grandi docenti, però diventa, non si fa in tempo a fare, cioè uno dietro l'altro. Però voglio dire, è una grande opportunità di studio, di confronto, e quindi ben vengano. Il fatto di avere ospiti tutti questi ragazzi, in questi 2 anni io ho portato in scena più di 250 ragazzi con 18-19 coreografi che si sono espressi in ogni serata, e ho diviso la rassegna in vari stili, dal neoclassico, classico che non fa più nessuno, quindi era un'opportunità di mettere in scena il classico sulle punte, è molto complicato e quindi ci vuole una grande preparazione tecnica, poi sezione di contemporaneo, sezione di modern e una sezione di pop, che mi ha, un anno sono riuscito pure a portare una cosa più popolare e che attrae, perché tu hai la possibilità in dieci serate di vedere quello che è il panorama pugliese. Tra l'altro sono venuti anche da Brindisi, da Lecce, quindi è da Foggia, ho cercato di allargare il più possibile oltre che al panorama nazionale, quindi è una grande opportunità, e io, e quello, il mio progetto personale di vita come artista è quello di aprire, lo faccio da sempre e continuerò a farlo nonostante le difficoltà che ormai sono oggettive, che viviamo tutti i giorni, la difficoltà di reperire i fondi, il teatro che ha dei costi sempre più alti, gestire una compagnia è veramente oneroso, quindi Questa rassegna che quest'anno viene ospitata al Kismet Opera penso sia un'ulteriore opportunità in un teatro ristrutturato in maniera impeccabile, bellissimo, e quindi vi aspetto.
RKO Dance on Air, io sono Mimmo Iannone, stasera ospite con me Roberto Capone, performer, compositore, musicista, cantante anche, drag queen di cui ne abbiamo parlato in modo più approfondito. Era una cosa che mi affascinava, mi incuriosiva e volevo parlarne nel modo più rispettoso e più educato, per sdoganare una cosa che magari per alcuni è un po' esageratamente. Però devo dire che mi stavi raccontando prima di quando c'è stato il Gay Pride a Bari, mm-hmm. È stata una festa incredibile. Sì. Cioè, una festa inaspettata. Inaspettata, beh sì. Io sono contento di questo passaggio barese con questa apertura, quindi sì. I ben pensanti avranno da parlarne, però io penso che il rispetto reciproco sia la cosa migliore, esatto. Cioè mantenerci, rispettarci tutti quanti nel proprio modo di esatto, ma anche l'educazione nel modo di porsi, questo certo. Io penso sia fondamentale. Roberto, io volevo che tu ci dicessi il titolo di questo brano che abbiamo ascoltato adesso. Si chiama Rebirth, ma diciamo in italiano vuol dire rinascita. È carino, il prossimo esatto. Brano che ascolteremo in sottofondo, mentre io poi lancio l'ultima parte del programma. Saluto Carlo Chicco che è sempre con noi, che ci protegge dall'alto della sua sapienza. Come si chiama il prossimo questo brano? Questo si chiama Harry to Grow Up. Oh, perfetto. E io saluto Roberto Capone. Grazie Mimmo, ciao a tutti. Ti auguro ogni bene, te lo dico con il cuore veramente. Grazie a te. E se hai qualcuno da suggerire, qualche artista, qualche evento, sai che qui hai una casa che ti ospita con molto piacere. Grazie. Io vi ricordo di nuovo il numero WhatsApp perché ci tengo che chi ci ascolta possa avere l'opportunità di comunicare con noi. Il numero è 351-67-76-164. Io sono Mimmo Iannone, sono un coreografo, vi ho parlato della mia rassegna di danza, dove all'interno della quale ci sarà anche la mia compagnia che va in prima nazionale con un'opera particolare che è la Settima Sinfonia di Beethoven, perché ricorre il 250° anno della morte, e poi ci sarà un intro di 15 minuti su musiche di Bach rivisitate da Ottorino Respighi, è una passacaglia che è stata a suo tempo coreografata da Roland Petit, si chiama Le Jeune Homme et la Vie e la Morte, e io questa volta con la drammaturgia di Ermanno Romanelli porterò in scena Le Jeune Homme et la Vie, cioè una trasposizione al contrario, un risveglio con la partecipazione di Roberto Capone che è qui con me, Mimmo l'Insalata e un'altra pugliese che ho l'onore e il piacere di coreografare, che è una delle prime ballerine della Scala di Milano, che è barese, che è Antonella Albano, che sarà qui nella prima che faremo per il 26 aprile qui a Teatro Kismet Opera. Io vi saluto, vi ringrazio e vi lascio con le musiche di Roberto Capone. Saluto Carlo Chicco e ci vediamo alla prossima puntata.